Oggi è stata una giornata veramente particolare per noi del karate di Spilamberto, perché abbiamo avuto il grande piacere di avere nel palazzetto, comunque nella nostra palestra, con la nostra società, il piacere di organizzare un evento col maestro Vinicio, che è un maestro di fama direi mondiale, perché viaggia per tutto il mondo per portare le sue conoscenze e per andare a prendere tutte quelle che sono quelle cose che fanno parte del mondo delle arti marziali e delle lotte tipo le lotte delle MMA e altri tipi di combattimenti che ora non conosco neanche, non saprei riconoscerli. È una grande giornata perché questo è un maestro che non si muove così per niente, si muove quando c'è da andare a fare delle belle esperienze, di portare la sua esperienza a palestre che hanno l'interesse a provare a fare qualcosa di nuovo. E noi questo interesse ce l'abbiamo. La nostra è una piccola palestra perché non siamo molto numerosi, però è una palestra che punta a migliorarsi, a modernizzarsi, a togliersi da quelli che sono gli schemi, come devo dire, tradizionali, super tradizionali del karate, che comunque si devono evolvere, perché come ha detto anche il maestro Vinicio proprio poco fa durante l'allenamento, è inutile fare delle cose, continuare a fare delle cose che non appartengono più a questi tempi. Di conseguenza è meglio cercare di modificarli, questo sempre in base a quella che può essere la nostra capacità di farlo, ma comunque cercare sempre che qualcosa di nuovo che ci fa restare nel tempo, stimoli nuovi, trovare conoscenze nuove e poi, perché no, anche solo il piacere di rivedere delle persone, come rivedere quando si rivede un amico che un po' che non si vede. Ecco, io adesso qui ai miei fianchi ho Davide, che tra l'altro è il presidente della nostra società, e Patti, che invece è un karateka che mi segue da tanti anni, diciamo circa 25 anni, col quale ormai ha un rapporto quasi di parentela, diciamo così. Bene, grazie non solo a queste due, ma in particolar modo a queste due persone, siamo riusciti a costruire questa bella giornata, e domani sarà la giornata di chiusura, queste due belle giornate. Abbiamo avuto un pubblico anche, come devo dire, un pubblico attento, silenzioso e interessato a quello che stiamo facendo. Karate, assieme di tutto, il karate è una struttura filosofica comportamentale, perché
se guardiamo tutte le arti marziali, dal karate al kung fu, il jiu-jitsu, la kickboxing, hanno dei movimenti che sono molto simili. Quello che differenzia il karate dalle altre, una dall'altra, è la parte filosofica, il modo di comportarsi, il modo di proporci che queste arti marziali ci propongono. Quindi per me il karate è un modo di vivere ed è un modo di comportarsi. Una filosofia differente. Ad un giovane che vuole approssimarsi alle arti marziali, consiglierei di trovare per prima cosa una palestra dove si pratichi in modo onesto, si pratichi un'arte marziale con conoscimento, da un maestro che conosca l'arte marziale e l'abbia studiata. Questo perché l'arte marziale ci porta a tutta la fase, una parte filosofica comportamentale che è molto importante e trarrà poi sviluppi sia a livelli di società per i nostri comportamenti e anche di sicurezza nella propria pratica. Quindi questo è qualcosa alla quale bisogna prestare attenzione. Inoltre consiglierei di cercare qualcosa, dato che l'arte marziale ha una parte filosofica comportamentale, di cercare qualcosa che si avvicini a quello che abbiamo dentro, che si avvicini ai nostri principi.